Benvenuto nel nostro canale, quindi arriva un nuovo giorno e abbiamo la possibilità di incontrarci di nuovo, ne siamo davvero felici. Vorremmo trascorrere un Natale molto sereno, caldo e gioioso con la famiglia e i nostri cari. Oroscopo Leone di oggi 2 punti. Previsioni del giorno 11 dicembre 2020 sui sentimenti, giù il lavoro riguardo ai sentimenti, nulla da ridire, col trigono focoso in gioco tra il Sole e Marte, che coinvolge di riflesso anche voi, il cuore è caldo e ancora di più lo sarà il letto, al termine di una serata intima con l'amato bene, che vi sorride accattivante al di sopra di una coppa di buon rosso, perfetto per scaldarvi ancora di più, non così esaltante il lavoro, anzi a giudicare dall'opposizione l'una Urano piuttosto deprimente. E meno male che questa già breve settimana oggi si conclude, e fino a lunedì lievi ansie e preoccupazioni. Inutile sbatterci la testa se non si può fare niente, ma se un certo margine di intervento vi è concesso, allora la musica cambia e in meglio. Alzate le antenne, smuovete le vostre conoscenze, documentatevi, solo quando sarete certi di aver fatto del vostro meglio, e che un atomo di più non avreste potuto fare, allora vi sentirete davvero sereni e possibilisti. Astrotarocco del giorno per Leone 2 denari rovesciato un documento scritto che può essere una lettera, un'email, un atto, un fax. Può essere anche un libro ricevuto in dono, un dossier, un resoconto, un bilancio. Assegni e risarcimenti, che arrivano per posta, o per vie bancarie. Messaggi e dichiarazioni. Le spese eccessive non vi aiutano non solo dal punto di vista economico, ma non vi risolvono nemmeno i problemi. Se avete problemi di carattere affettivo non lanciatevi in spese inconsulte, ma mettete un freno a questo e siate parsimoniosi. Avete bisogno di poche cose in questo momento 2 punti, ma il fatto che siano poche non significa che siano poco importanti. La serenità ad esempio 2 punti dovrete conquistarla a colpi di pazienza. Giorno ideale per curare la corrispondenza, i viaggi d'affari e primo studio. Affetto, romanticismo, piccoli vantaggi materiali e tanta armonia intorno. In famiglia la situazione sarà leggermente confusa. Chiarisci i malintesi. Debolezza. Fiacca. Evita alcol, alimenti grassi o pesanti e fritture. Molto lavoro da sbrigare. Fatti aiutare da un toro o un capricorno. Avrai a che fare con gente strana. Nel lavoro ci vorrà più entusiasmo. Carica vitale eccezionale. Consigliata una passeggiata nel verde. Ci sono alcune persone che lavorano ai vostri fianchi da tempo 2 punti, non è detto che la vostra resa debba essere incondizionata. In fondo potete sempre trattare. Finalmente un progetto che vi sta particolarmente a cuore si realizzerà. Bene l'amore per i single, che faranno nuovi incontri. Sarai allegra, pieno di entusiasmo, simpatica. Bene sia l'amore che il gioco. Vale la pena di tentare la fortuna. Anche in amore. Un periodo in cui conteranno le cose di valore 2 punti, quindi guardati dallo sciuparle o dallo spreco. Abbondanza di amicizia, ma quella vera è sempre rara. Giornata emblematica questo venerdì dicembrino, con il Sole e Marte amiconi, entrambi in segno di fuoco come il vostro. Dunque immaginatevi un triangolo rosso pieno di luce, calore, allegria. Tutta al contrario la bianca signora, abbracciata a Venere, entrambe in quadratura al vostro segno, e per di più subissata anche dal raggio elettrico di Urano, che manda fuori fase anche voi. Amore ed Eros. Sesso e sentimento teneramente a braccetto, anche se il lavoro vi ha spapolati, stasera col partner pregustate meraviglie. Dolcissimi i vostri pupi, in fibrillazione per l'avvento di Babbo Natale, in realtà mancano 2 settimane tonde tonde, ma per loro, come per tutti, l'attesa è sempre il momento più bello. Discussione, ma stavolta velata, con la suocera. Finché si tratta di una telefonata passi, per una cosa ringraziate in cuor vostro le ordinanze governative, Natale e Capodanno quest'anno li trascorrerete a casa vostra, voi 2 soli con i vostri figli, suoceri a distanza di sicurezza. Mercurio, Sole e Marte sono in un'angolatura astrologica ottimale per tutti voi leoni. Spira un'aria di armonia all'interno del vostro menage di coppia.
potete approfittarne per esprimere, con tutto l'affetto e il calore, che non vi mancano essendo voi un esplosivo segno di fuoco, i vostri più genuini sentimenti alla persona che avete scelto come compagna di vita. Lavoro e denaro. Se siete in proprio oggi di gatte da pelare ne avete parecchie, anche l'attività commerciale non gira come avreste immaginato, ma con meno grana da spendere, e meno voglia di uscire, prendere mezzi, mescolarsi alla folla, le commerce batte il negozietto e manda co moltissimi esercenti. Per cadere comunque in piedi occorrono subito risorse alternative. Intraprendenza, elasticità, capacità di rinnovarsi, è il momento giusto per soderarla. Avete abbracciato un'attività autonoma? Prospettive molto positive si verificano oggi per voi in campo professionale. Un bel Mercurio ben disposto nel segno legato a una visione cooperativa dei rapporti, il Sagittario, vi aiuta a gestire con equilibrio, saggezza, lungimiranza, alcune proposte di lavoro che vi verranno fatte. E che voi accetterete dopo attenta meditazione e riflessione. Mercurio e Sole, pianeti delle svolte nel quotidiano, vi stimolano a trovare punti di raccordo brillanti e fortunati per una carriera pronta adesso a spiccare il volo. Benessere. Stomaco sottosopra, quando non vi va il caffè significa che lo stress ha superato il livello di guardia. Attenti al calo di adrenalina, tipico del venerdì sera, tirate come muli per tutta la settimana e poi, patapum fete. Non mollate l'attività fisica, anche se la palestra è chiusa, un po' di ginnastica potete farla ovunque, e non solo in camera da letto. Per lei. Ai ferri corti con la suocera in picciona e stavolta le parole che le sillabate al telefono, sono così offensive che non la vedete più per un bel pezzo. La pace a Natale, perché in fondo vi dispiace. E allora perché aspettare tanto? Infornate una teglia di biscotti a cuore e fategliela recapitare. Capirà. Per lui. Difficoltà lavorative su tutti i fronti, in azienda con un capo intrattabile, in proprio con le commesse che non girano e la clientela che ha dato forfait. Non perché non siate bravi, è tutto il sistema che non funziona. Rattristatevi, ma almeno non sentiatevi in colpa. Colore delle emozioni. Viola. Barometro dell'umore. Variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti. 10. Attività. 5. Finanze. 6. Benessere. 7. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.